Ripasso perni e cuscinetti. Prima di fare il ripasso, definizione. Perno. Che cos'è il perno? È la parte dell'albero dove alloggia cuscinetti, va bene? Eccola qua. Prof, Oh. comunque il Morelli poi ha detto che ci farà io. Allora, questo è il perno, questa è la formula del perno d'estremità soggetto solo a momento flettente, dove FA è la reazione vincolare, L è la lunghezza del perno, D è il diametro del perno, sigma ammissibile è, secondo lo step 3 dell'albero, come abbiamo già visto, le proprietà di resistenza del materiale con cui è fatto il perno. Da qui si ricava il diametro. Il rapporto L su D si ricava da questa tabella che mi dice in base al tipo di materiale, in base al tipo di applicazione, qual è il rapporto ottimale di L su D, che è il rapporto fra la lunghezza del perno e il diametro, che ci dà anche l'area diametrale. Perché? Perché il perno può essere visto come un diametro che si sviluppa su un diametro maggiore. Questa qui è l'area diametrale, sarebbe il diametro del perno per la sua lunghezza. E questa qui è sviluppata non nella superficie laterale del perno, ma sulla superficie piana, quindi è chiamata area diametrale, rispetto alla quale si calcola per convenzione la pressione che agisce sul perno, che è data dalla forza che agisce sul perno, che è funzione della reazione vincolare che mette in equilibrio l'albero, fratto l'area diametrale, ovvero il rapporto diametro perno per la sua lunghezza. Va bene? Quindi, fatto questo, ripassiamo il discorso, diciamo, della facciamo velocemente un ripasso perché avevo messo sul resume, non vorrei non avesse registrato. Gli uncinetti si dividono in radenti e volventi. I vantaggi dei radenti sono: è l'attrito li distingue. Il niradente, attrito radente, l'involvente e l'attrito volvente. Il radente tra punti di vantaggio ha minore ingombro, resiste bene alle vibrazioni, minore lavorazione sull'albero, richiede tolleranze minore ed è più facilmente manutenibile. Tra gli svantaggi, numero di giri elevati, non li sopporta, non garantisce rigidità all'albero, richiede una lubrificazione specializzata, rendimento non elevato. Perché ovviamente con il contatto radente crea una maggiore dissipazione. Inoltre, allora, poi, invece i volventi si dividono tra sfere e rulli. Il vantaggio del cuscinetto a sfere: rendimento più elevato, resiste a numero di giri elevato, richiede una lubrificazione meno specializzata, sopporta bene anche il carico misto. Tra gli svantaggi: ingombro radiale maggiore, più difficoltosa la manutenzione. Non sopporta assolutamente le vibrazioni, richiede una lavorazione dell'albero molto più precisa. Il rullo si trova a mezzo tra la sfera e il radente, cioè il rullo ha un buon rendimento, minore della sfera ma maggiore del radente, sopporta un numero di giri elevato, sopporta un carico radiale più elevato rispetto alla sfera, ma rispetto anche al radente, non sopporta le forze miste assiali più radiali, perché su questo punto, come si è detto, si genera attrito nel rullo e la sede si genera attrito radente, danneggia il rullo. Molte volte, infatti, il rullo è montato su una pista, su un anello fatto in questa maniera, che ovviamente garantisce ovviamente di non toccare la superficie laterale con una superficie fissa. Ovviamente questo tipo di uncinetto non sopporta assolutamente il carico assiale per come è fatto. Poi garantisce una maggiore irrigidimento dell'albero, a differenza della sfera, perché abbraccia in maniera maggiore l'albero, lo rende più rigido, sopporta un numero di giri elevato, richiede una lubrificazione, una via di mezzo tra il radente e il volvente, ingombro radiale minore della sfera, ma maggiore del radente. Lo svantaggio, aumenta un po', peggiore il rendimento. Richiede comunque una manutenzione anche lui abbastanza difficoltosa, però tra vantaggio è che resiste bene alle vibrazioni, soprattutto quando ho vibrazione ad alto numero di giri e non posso mettere il radente, metto il rullo. Ok?
Tornando ora al nostro fatto di prima, riprendiamo il ragionamento perché non so se era saltato nella registrazione. Andiamo a vedere le formule. Per iperno, se è ad estremità, quindi non soggetto a momento sorgente ma solo a momento flettente, o se è un perno intermedio come questo, che è soggetto sia a coppia sorgente, quindi momento sorgente, che a momento flettente. Il manuale riporta le due formule, che è quelle che abbiamo visto, con il rapporto F su L, L su D. In base all'applicazione scendiamo il rapporto L su D, qui va da 1 a 2, quindi possiamo prendere 1, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 e via dicendo, fino a 2. Una volta scelto questo, lo metto nella formula con la reazione vincolare, con le caratteristiche del materiale e il rapporto L su D scelto, mi viene un diametro minimo del perno. Ora, il diametro minimo del perno lo posso o riportare se la serie di Reynard ha un diametro unificato, o se prendo una barra trafilata e non voglio rilavorare, lo riporto alla dimensione delle barre trafilate, che diciamo hanno il vantaggio di poter avere una certa tolleranza sul diametro se accettato, e quindi teoricamente impedisce che si debba fare un'ulteriore rilavorazione. Va bene? Poi, nel caso invece della flesso-torsione, abbiamo sia il momento flettente che il momento sorgente, abbiamo le due sollecitazioni flettenti e torcenti, questo è uguale al momento equivalente del dimensionamento dell'albero, lo mettiamo dentro questa formula, qui non c'è bisogno di mettere il rapporto su D, riaviamo il diametro minimo, sulla base di quello poi andiamo a determinare l'eventuale L. Ora, l'L nel caso dell'eperno può dipendere anche da un altro fattore, pur rispettando il rapporto L su D. Una volta determinati D, l'L dipende dalla pressione massima che voglio dare se ho il cuscinetto radente. Perché il cuscinetto radente, come vedete, ha una pressione massima che può sopportare in base all'applicazione e in base al materiale. Se io ho una pressione massima, ad esempio, di 0,8, cosa devo fare? Devo fare in modo che io scelgo una lunghezza minima affinché la pressione massima non superi il valore che ho determinato alla tabella. In questo caso io era 0,8, avrò la reazione vincolare nota fratto il rapporto L su D, che è l'area diametrale, determino l'L minimo che mi garantisce il raggiungimento della pressione massima. Sopra il valore, se prendo un valore di L inferiore al valore minimo, la pressione va sopra il valore massimo e quindi ho un danneggiamento della bronzina. L'L minimo a questo punto sarà 0,8, scusa, F fratto 0,8 per D. Con questo trovo l'L minimo, poi sulla base delle tabelle vado a prendere l'L immediatamente superiore che mi garantisce di essere superiore all'L minimo. Una volta preso l'L, faccio la verifica, il rapporto L su D è inferiore al rapporto scelto nel caso del perno d'estremità che ho preso. Nel caso invece del perno intermedio non ho bisogno di fare nessuna verifica, perché chiaramente non ho messo l'L su D dentro la formula. Devo solo rispettare che il rapporto L su D sia all'interno di uno di questi scelti dalla tabella stessa. Ok? Se L mi viene troppo lungo e non riesco a stare il rapporto L su D deve aumentare necessariamente il diametro. Un'altra verifica che devo fare sempre per le bronzine è il prodotto P per V. Il prodotto P per V è sul riscaldamento della bronzina. Come faccio a trovarlo? Una volta io ho determinato il P, perché ho l'L, ho il D piccolo, perché l'ho progettato precedentemente nel perno, determino il P, che è la forza della reazione vincolare fratto L per D, poi determino la velocità, che è omega per il diametro mezzi, dove il diametro è quello del perno, dove l'omega è 2 pi greco n fratto 60 per d mezzi, dove n è il numero di giri di quel perno. Una volta determinato V, V lo determino in metro al secondo, questo lo determino in newton su millimetro quadro, ovvero LD lo metto in millimetri, fa il prodotto di questo P e di questo V, anche se hanno unità di misura diverse, e il numero che mi viene lo confronto nel manuale con questa colonna. Se mi viene superiore non va bene, se mi viene un valore dentro questi due va bene. Se viene un valore molto vicino al valore superiore, devo tener conto che devo
creare una lubrificazione molto specializzata perché ha bisogno, siamo al limite di sopportazione del surriscaldamento. Quindi devo prevedere una lubrificazione molto molto specializzata che mi garantisce di portare via molto calore, perché il rischio è di un surriscaldamento. Questo per quanto riguarda gli uncinetti radenti. Nel caso invece dei uncinetti volventi, l'L non lo determino da progettazione, l'L lo determino dal cuscinetto. Il cuscinetto volvente, infatti, è un cuscinetto che è unificato, a differenza della bronzina. La bronzina non è unificata, cioè non c'è un valore unificato delle bronzine, cioè la bronzina non c'è un valore unificato di, mettiamo che questa sia la bronzina, va bene? C'è una boccola, poi un'ultima analisi, no? Non esiste nessun valore di questo qui che è D e di questo qui che è D grande, non esistono questi valori unificati. Quindi chiaramente non esiste una tabella a cui riferirmi. Mentre, anche perché molte volte la bronzina può essere ricavata da un grezzo, cioè prendo una barra di materiale, faccio un foro e faccio una rettifica nella parte esterna per portarla a misura. Quindi può essere anche un prodotto grezzo che poi vado a creare io di semilavorazione. Il cuscinetto invece volvente è un pezzo unificato, quindi segue delle dimensioni ben precise. Quindi una volta io ho determinato il diametro del perno, devo cercare un cuscinetto che abbia, il cuscinetto volvente è fatto da tre componenti, l'anello interno, l'anello esterno e l'elemento volvente, che può essere la sfera o il rullo. Quindi avrò il diametro interno, il diametro esterno e la larghezza. Nel caso del cuscinetto radiale, nel caso del cuscinetto assiale, c'ho anche l'altezza del cuscinetto. Cioè se il cuscinetto è questo, che regge una spinta assiale, ovvero lungo l'asse di rotazione, c'ho anche l'H, oltre ai B, oltre ai D piccolo, oltre a ID grande. Va bene? C'ho una grandezza a più. Tornando però al nostro uncinetto radente, io cosa ho fatto? Ho dimensionato il perno secondo le formule date sopra. Ricordate, siamo nel caso in cui l'albero ha una variazione di diametro. Ora io qui ci devo mettere il mio uncinetto. Quindi in questo caso la larghezza del cuscinetto era equivalentemente a prima la lunghezza del perno, quindi devo ammettere un cuscinetto e una certa larghezza. Andrò poi a verificare di rispettare il rapporto L su D, chiaro? Quindi in questo caso devo verificare il rapporto B su D perché B coincide con L. Come faccio? Vado a dimensionare il mio uncinetto volvente determinando l'eventuale carico radiale e carico assiale, oppure solo il carico radiale. A questo punto che cosa faccio? Vado nella tabella dei uncinetti, innanzitutto vado nella tabella giusta, se ho un cuscinetto a sfera in quell'uncinetto a sfera, se è in quella della cuscinetto a rulli, dei uncinetto a rulli. Ora io prendo per esempio la dell'uncinetto a sfera, come faccio a determinare il P? Il P lo determino come somma algebrica di questi due valori, x per FR più y per FA, dove x e y le ricavo da questa tabella, ricavando il rapporto FA su FR, carico assiale su carico radiale. Mi verrà un numero minore di 1, in base al numero mi viene, scendo in questa riga, se mi viene 0,23 per esempio vo qui, se viene 0,21 vo qui, se viene 0,26 vo qui, se viene 0,28 vo sotto perché sulla 27, e prendo la x e la y e li sommo a l'FR e l'FA e trovo il P. Se ho solo FR, ovviamente non ho bisogno di fare la somma, solo in questo caso prendo 1 e 0, va bene? Quindi prendo solamente il carico radiale, quindi P corrisponde al carico radiale. Una volta ho il P, io vado a ricavare conosco le ore di funzionamento del mio uncinetto, quelle che voglio ottenere, determino a questo punto il carico equivalente attraverso questa formula, eccola qua, determino il C come P per
la radice piesima di L di 10, dove la radice piesima vale radice terza se il cuscinetto è a sfera, radice di 10 terzi se il cuscinetto a rulli. L10 lo determino come 60 per il numero di giri, per le ore di funzionamento e voglia del cuscinetto fratto 1 milione, perché sono milioni di cicli. Trovato il carico equivalente, vado nella tabella e scelgo il cuscinetto che abbia il diametro che ho precedentemente determinato nel perno e che ho dimensionato. Chiaro? Quindi, per esempio, abbiamo un diametro 20, vado nella famiglia dei 20 e determino il diametro esterno e la larghezza del cuscinetto, va bene? E vado a scegliere il carico equivalente immediatamente superiore al valore calcolato e determino il D grande e B, che ricordatevi è l'L. Vado poi a fare una verifica che l'L su D sia inferiore ovviamente al valore precedentemente della tabella che abbiamo visto. Però di solitamente nei uncinetti evolventi questo problema non c'è. Montaggio dei uncinetti sui perni. Allora, prima di fare montaggio facciamo i bloccaggi. Come si blocca un cuscinetto nel perno? Si blocca in 5, in 6 modi. Il primo modo è quello più semplice di tutti, l'anello Seeger, che ora vediamo. Eccolo qua, terza ITI, disegno, alberi assi. Ok, eccolo qua, primo modo, anello Seeger, anello elastico che va su una troncatura dell'albero. Chiaro? Primo modo. Poi, secondo modo, quello abbiamo visto ora, spallamento retto, che crea anche, come abbiamo visto, la necessità di progettazione del perno specifica al di fuori dell'albero. Terzo modo, con l'anello distanziale. Quarto modo con la sede conica dell'albero. Quinto modo con una spina che blocca albero e componente. Ovviamente il componente ruota deve avere un eventuale, mettiamo sia una puleggia, deve avere nel mozzo una certa spalla che permette di ottenere un foro su cui ci metto una spina, che in corrispondenza dell'albero ci avrà un altro foro su cui va a bloccarsi e crea sia il calettamento alla rotazione sia il bloccaggio assiale. Qui sono riportati questi sistemi di bloccaggio. Quindi abbiamo l'anello Seeger. Ah, scusate, c'è anche la ghiera filettata che blocca spingendo il componente che è la sesta. Mi sembra ne mancasse uno. Quindi anche ghiera filettata. Quindi, riapitolando, abbiamo anello Seeger, l'abbiamo visto, ghiera filettata l'abbiamo visto, anello distanziale che lo vediamo qui, lo spallamento retto che è quello che abbiamo visto del perno che può essere più o meno raccordato, anche qui il raccordo dipende dalla sollecitazione che ho sull'albero, questo l'avete visto anche a tecnologia. Io posso avere tra il diametro minore e il diametro maggiore o un raggio di raccordo tradizionale o una sorta di scarico dell'utensile, che è una lavorazione particolare con un utensile particolare, fa questa gola per permettere all'utensile di fare questo movimento e scaricare la punta senza toccare nella parete verticale. Ovviamente la differenza tra questa soluzione e questa dipende da quanto è sollecitato il perno e se ho paura di una propagazione dell'eventuale fessurazione o fatica. Ovviamente, se io fo una lavorazione in questa maniera e il cuscinetto mi ci va in appoggio tranquillamente, se fo una lavorazione in questa maniera non posso mettere il cuscinetto direttamente,
ma devo mettere un anello adattatore che prevede di poter, diciamo, appoggiarsi a questa lavorazione senza creando poi una spalla retta per il cuscinetto. Va bene? Però, a parte questo particolare, spallamento retto, anello distanziale l'ho visto, la sede conica è abbastanza ovvia, richiede ovviamente un eventuale accorpamento conico dell'albero. Vediamo se è più avanti. No, non c'è. Comunque, capite bene che cos'è la sede conica, richiede, diciamo, la conicità dell'albero. Eccola qua, la sede conica dell'albero, del perno, richiede la sede conica poi della femmina che va ad accoppiarsi. Un altro modo è appunto la spina che l'abbiamo vista, che è quella di prima, ok? La spina di centraggio. Mi sembrava che l'ho messa, ma forse non l'ho messa. Va bene, ora poi la ricontrollerò. Bene, i vantaggi dell'uno e dell'altro. L'anello Seeger è in assoluto la soluzione più economica di montaggio, è normato, quindi la dimensione sia dell'anello che della sede sull'albero è normata, quindi c'è una norma che vi dice quanto è il diametro inferiore, quanto è la larghezza dello spazio su cui va l'anello. Quindi questa soluzione ha il vantaggio di essere economica, facile montaggio. Tra gli svantaggi ci abbiamo che crea un'eventuale invito alla rottura dell'albero. Per questo motivo l'anello Seeger spesso si va a ottenerlo in fondo all'albero, dove c'ho una minore concentrazione di sollecitazione. Non si fa, per esempio, nel mezzo all'albero, perché ovviamente nel mezzo all'albero ho le maggiori sollecitazioni e quindi creerei un invito alla rottura. Inoltre, lo svantaggio di questa soluzione è che è difficile raccordarla, perché vedete qui viene fatto un utensile a questa maniera, e quindi chiaramente, anche se è un po' arrotondato, però qui c'è il rischio dello spigolo vivo, e quindi facile propagazione del difetto. L'altra condizione abbastanza, diciamo, vincolante è la tolleranza. Quando io vado a tollerare, mettiamoci uno spallamento così, è molto importante questo tipo di quota. Perché? Perché se mi viene sotto, se questo è 60, io metto meno 0,1, me lo fanno e ci devo mettere un cuscinetto di 60. Se mi fanno meno 0,1, il cuscinetto mi va qui sopra e non riesco a mettere l'anello. Quindi è molto importante in questo caso la scelta corretta della tolleranza, ed è molto vincolante questa tolleranza. Va bene? Poi abbiamo lo spallamento retto. Lo spallamento retto ovviamente ha come svantaggio quello che abbiamo visto, che richiede una progettazione specifica del perno. L'altro svantaggio è che ovviamente aumenta materiale sull'albero, a differenza di questa soluzione. E poi soprattutto lo spallamento retto, anche in fase di smontaggio, vincola lo smontaggio, perché ovviamente non posso smontare il cuscinetto da questa parte, ma lo devo smontare necessariamente da questa. Ok? Poi abbiamo l'anello distanziale. L'anello distanziale ha il vantaggio di garantire lo smontaggio sia a sinistra che a destra, perché basta scorrere. L'unico svantaggio dell'anello distanziale è il fatto che aggiungo massa e rotazione sull'albero e può generare vibrazioni. Per il resto, poi, è una soluzione abbastanza economica ed è una soluzione anche di facile installazione. Poi abbiamo la sede conica vincola fortemente il tipo di collegamento che ci vado a mettere, perché ovviamente anche la puleggia o l'eventuale cuscinetto che passa una sede conica deve avere anche lui il foro conico. La spina di centraggio è la soluzione anche questa molto economica. Lo svantaggio di questa soluzione è che si va ad forare l'albero, quindi chiaramente riduce notevolmente la resistenza dell'albero stesso. Quindi anche questa, se possibile, va fatta in una posizione abbastanza estrema dell'albero dove la sollecitazione è minore. Infine abbiamo la diara filettata, che fra i vantaggi offre per esempio una facile registrazione di bloccaggio assiale, perché se io ho qui una filettatura, poi c'ho una rottura di filetto e poi c'ho una ripartenza dell'albero e poi magari anche uno spallamento, io qui posso, poi uno spallamento, io posso montare più un cuscinetto, chiaro? E ho, diciamo, margine
di tolleranza del cuscinetto, perché anche se mi supera un po' la sloccatura di filettatura, io qui posso mettere la mia ghiera filettata e la posso stringere più o meno e andare a bloccare facilmente, assalmente, diciamo, il mio cuscinetto senza avere fatto attenzione sulle lunghezze di lavoro, su questa lunghezza di lavorazione, perché l'importante è che non sia qui il cuscinetto per cui la vite arriva a fine filetto e non riesce a stringere, ma se è leggermente sopra, da un certo livello in poi va sempre bene perché riesco a registrare. Quindi si diceva, quindi la ghiera filettata fra tutte non è economica perché richiede una lavorazione di filettatura sull'albero, che spesso una filettatura, diciamo, richiede una lavorazione di tornitura. Okay, quindi è abbastanza importante come lavorazione, però è certamente la soluzione più regolabile, perché abbiamo visto si può abitare più o meno, ed è soprattutto anche la soluzione meno impatta e più consistente anche come tipo di bloccaggio che garantisce. Va bene, quindi sono i vari tipi di bloccaggio. Per quanto riguarda i montaggi, abbiamo detto che la bronzina di fatto viene montata sulla parte fissa. E può avere una parte fissa con il doppio bloccaggio, tipo può essere il bloccaggio di una bronzina su una biella. In quel caso, qui non posso inserire una bronzina con un movimento assiale, ma devo prevedere l'inserimento con un movimento radiale, perché altrimenti non la sfilo. Questo tipo di movimento comporta che la bronzina deve essere fatta di due metà, non può essere fatta di un pezzo unico. In alternativa, se la parte fissa prevede un bloccaggio solo da una parte e dall'altra parte il bloccaggio, per esempio, attraverso un coperchio di chiusura, c'è la possibilità anche che la bronzina sia fatta di un unico pezzo cilindrico, va bene? Che la inserisco assialmente e poi la blocco con questo coperchio. Come detto, la bronzina non va sull'albero. L'albero, tra l'albero e la bronzina, ci deve essere sempre messo un meato d'olio. Questo che vuol dire? Che se questo è il diametro esterno, questo è lo spessore della bronzina, il diametro interno deve essere minore o al limite uguale del diametro di più lo spessore della, scusa, diametro di meno lo spessore dell'eventuale bronzina. Va bene? Tutto chiaro? Sì, C'è prof. poi anche le bronzine assiali che si chiamano ralle. In quel caso lì sono fatte in questa maniera. E sono montate su un supporto rigido. Va bene? La bronzina è questa parte qua. Qui eventualmente ci sono dei fori per l'adduzione dell'olio. E qui nella parte interna ci può essere la parte, diciamo, che poi va ad su cui viene poi montato l'albero. Questo fa parte della bronzina. Qui poi viene montato l'albero che spinge assialmente, e quindi c'è qui tra questa parte qui che fa parte della bronzina e la parte, diciamo, fissa che non ruota, c'è appunto un meato di olio che garantisce, però diciamo questo è meno comune come disegno, penso vi faccia fare più una un collegamento radente. Per quanto riguarda le tolleranze, come detto, in questo caso il diametro D non ha particolari tolleranze, quindi non c'è nemmeno le tolleranze albero-foro, perché di fatto non sono collegati i due diametri. Per quanto riguarda la geometria, la rugosità in questo punto è una rugosità normale. Nel caso in cui ci sia un paraolio di tenuta, ovviamente la rugosità di questa parte deve essere 0,6, 0,8, 0,4 per garantire la miglior tenuta del paraolio. Per quanto riguarda le geometrie, non è particolarmente importante, diciamo, l'unica cosa che si può privilegiare può essere un attimo che sia perfettamente tondo e la localizzazione delle due sedi, cioè che tra questa sede e questa sede, siamo a tolleranze di forma, ci sia una certa concentricità. Entro una tolleranza su una superficie di riferimento che mattiamo è questa, prolungamento di questa, e qui ci batto il triangolo,
con la superficie di riferimento. Vorrebbe dire che questa sede cilindrica deve essere con una certa concentricità rispetto a quest'altra. Va bene? Però, diciamo, da questo punto di vista, come si è detto prima, anche nei vantaggi, uscine tiradenti radiali non richiedono grandi precisioni e lavorazioni sull'albero, ma richiedono una tolleranza normale. Molto diversa invece è il montaggio del cuscinetto volvente. Perché? Perché il cuscinetto volvente, come si è detto, deve essere montato con interferenza sull'albero. Ora, anche qui poi ci sono vari tipi di cuscinetti. Ci sono cuscinetti tradizionali, i radiali puri. In questo caso, il cuscinetto può essere montato o con grossa interferenza, se ovviamente l'albero va ad alto numero di giri, quindi si monta con M6, N6, e sulla parte statica si monta con un H7, sempre un numero sopra a quello del foro, perché come dicevamo è molto più facile lavorare in pieno che non in vuoto. Quindi si cerca di avere una tolleranza più precisa sul pieno e magari una tolleranza meno precisa sul foro, perché il trucciolo in fase di asportazione trucciolo nel foro rimane intrappolato tra l'utensile e il pezzo, e quindi è più difficile ottenere tolleranze buone. È molto più facile ottenere tolleranze buone nel pieno, dove tra l'utensile e il pezzo il trucciolo tende più facilmente a scappare. Inoltre la lettera MN ci garantisce la piena interferenza. Ovviamente in questo caso il montaggio del cuscinetto sull'albero deve avvenire necessariamente con delle attrezzature. Per esempio l'azoto liquido che fredda l'albero, lo fa stringere, inserisco il cuscinetto, poi recupera la dimensione normale a temperatura ambiente e si blocca sul cuscinetto. Chiaramente anche per lo smontaggio è richiesta la procedura di raffreddamento inversa. Raramente si tende a riscaldare il cuscinetto per dilatarlo, perché chiaramente questo può andare a modificare il trattamento termico del cuscinetto danneggiandolo. Questo per quanto riguarda il numero di giri elevati. Per il numero di giri meno elevati, quindi superiore a 1000, per il numero di giri inferiore a 1000, e questo è anche un montaggio agevolato, sull'albero posso avere una tolleranza H6, J6, con leggera interferenza, va bene? Quindi senza grosso. Per quanto riguarda il foro, mi lavoro sempre l'H7, che è, diciamo, incerto o leggera interferenza, perché comunque tanto dall'esterno è meno sollecitato. Altro caso particolare per il montaggio sono gli uscinetti misti, che possono essere montati a X o a O. L'X e l'O è dato dalla direzione delle reazioni vincolari. Ok, quindi AX è questo, AO è questo. Dove le reazioni vincolari formano una O, chiaramente simmetricamente sotto, ovviamente stessa cosa, formano una O, va bene? Allora, questa si usa per il numero di giri n minore di 1000, questo per il numero di giri più elevati, n maggiore di 1000. Come avviene il montaggio e la registrazione? In questo caso avviene, io monto l'anello esterno e poi vado a registrare spingendo l'anello interno, per esempio una ghiera filettata che via via l'avvito spinge il cuscinetto. Aspettate, metto la pila. Mentre nel caso della montaggio ad X vado prima a bloccare il cuscinetto interno e poi registro con quello esterno. Chiaro? Chiaramente qui cosa faccio io? Monto prima questo sull'albero e poi scorro questo in fase di montaggio, anche questo, per esempio, un coperchio che sia avvitabile, che quindi si avanza via via e lo avvito e mi porta alla registrazione bloccata della sfera sul cono, alla giusto gioco. Chiaramente in questo caso, potendo bloccare l'anello sull'albero e registrando sull'esterno, posso avere un'interferenza M6 o N6.
mentre in questo caso, siccome l'anello interno deve scorrere sull'albero, non posso andare a tolleranze superiori ai J con leggera interferenza, se no non riesco a registrare in fase di montaggio. Ovviamente questo fatto è cosa comporta? E quando il numero di giri è elevato, qui è maggior garantito che l'anello sia bloccato sull'albero. Invece in questo caso c'è il rischio che in fase di funzionamento, se il numero di giri è troppo elevato, che si perda l'interferenza fra l'anello e l'albero e l'albero si danneggi. Lo svantaggio di questa soluzione, quindi montaggio a X, è che in caso di dilatazione termica l'albero tende a crescere più della parte statica, che ovviamente è più fredda perché scambia meglio calore, crescendo si va ad aumentare la conicità e quindi il rischio di grippaggio della sfera sugli anelli. Per evitare questo, in questo caso devo andare di contro a una lubrificazione molto specializzata che raffredda bene il tutto. In questo caso, invece, come vedete, l'eventuale dilatazione maggiore dell'albero comporta il limite, un aumento dei giochi e quindi non c'è il rischio del grippaggio del cuscinetto. Sempre riguardo alle dilatazioni termiche, come si bloccano uncinetti sull'albero? Allora, come sappiamo, abbiamo sempre un doppio uncinetto. Abbiamo, nel caso dei uncinetti a sfera, ora qui fu la soluzione tradizionale con lo spallamento, ma può essere qualsiasi soluzione, anello distanziale, sigaret, che volete. Qui avete il cuscinetto. E qui abbiamo un altro uncinetto. Qui abbiamo il bloccaggio con un sigaret, con aghiera, che volete. Qui un'altra volta il bloccaggio. La parte statica dovete bloccare da una parte sola, magari bloccarla qui internamente, lasciare quella si chiama una slitta di scorrimento, perché in fase di dilatazione l'albero cresce più della cassa e quindi il cuscinetto deve essere almeno da una parte in grado di muoversi, dove ovviamente lo si può far muovere. In questo caso si può muovere a destra, se no libero lo lascio a destra. L'importante è non bloccarlo qui, perché altrimenti rischio in fase di dilatazione termica il cuscinetto si possa scambiare. Se invece della sfera io ho un rullo, è possibile bloccare su tutte e quattro gli anelli. Perché? Perché il rullo, per come è fatto, per costituzione, l'abbiamo visto prima, ha proprio la capacità di poter avere una registrazione sulla sede, ha una sede regolabile, così come in questo caso. Per evitare, come si è detto, si venga a formare in questa parte l'attrito radente, quindi questo lo posso bloccare su tutte e quattro le parti, perché poi l'eventuale dilatazione termica che dovesse richiedere l'albero è compensata dalla presenza della pista orientabile del rullo. Quindi permetto la dilatazione entro certi limiti, quindi posso anche bloccare su tutte e quattro gli anelli del cuscinetto. Tutto chiaro? Sì, prof. Allora, oggi alle 4, per oggi mi sembrava fatto già tanto. Ora si guarda, fa un'altra lezione, se mi può, diciamo, mandatemi uno, due, un Sì, un esercizio. po' di esercizi di perni. E si fa un esercizio su perni, va bene? Va bene, Oggi mi fine sembra aver prof. fatto un ripasso un po' su tutto. Sì, perfetto. Avete capito, sì? Sì, prof.